Benvenuti in questa nuova reaction alla seconda parte del cartone animato di Siren Head. Non sto più nelle pelotas, ragazzi. Facciamo un recap di quello che è successo nell'episodio precedente. Avanti! Se vi ricordate, il trimone del Siren Head si è ciapato la madre del protagonista. Poi si è ciapato pure il protagonista, che cercava vendetta. E in tutto questo c'è un unico sopravvissuto. Milo! Sì, è rimasto in vita. Godo! Dai, Milo! Adesso vai a salvarli tutti, super cane magico di Nonno Cozzalo. Vai! Oh! È la miseria, il protagonista non è morto. Attenzione, ciao, ragazzi, plot twist dei plot twist. È solo finito nella bocca o nello stomaco di quel trimone testa di sirena. Ti sei svegliato? Dice una terza persona. Sembra passato un secolo da quando sei atterrato qui. Cosa? Dove sono? Dice Michael Jackson. Come sono arrivato qui? Credo nello stesso mio modo. Ma ragazzi, è lei o non è lei? Ma quella... è la madre? No, è impossibile, è troppo giovane. Lui mi ha preso. Testa di sirena? Per gli amici re di Pixel? Mi chiamo Charlotte, se è di qualche consolazione. E mi dispiace che il destino ti abbia portato qui. Ma io mi chiamo Jackson, idem per te. Qual è la tua storia? Sapevi già del Siren Head? Hai già avuto a che fare con lui prima? Beh, diciamo di sì. Si è preso mia madre. Insomma, chi non sarebbe inghianato come una bestia? E intanto Milo è fuori a farsi gli affaracci suoi. Ma chi si fa i capranzi suoi campa cent'anni, ragazzi? Ma adesso attenzione perché arriva il Siren Head. Ammetto che non mi sono mai ripreso del tutto. Voglio dire, li sono andato dietro solamente con un'ascia e una pistola. Ma come minimo dovevi portarti dietro la slap force al completo e il lanciafiamme, Jackson. Ogni notte, per anni, quando appoggiavo la testa sul cuscino, non sentivo il rumore della natura, ma la voce distorta e attutita di mia madre che mi parlava. Jackson, mi sa che anche a te, come Astromedy e a MJ Station, ti manca qualche neurone. È stato il Siren Head. Ce lo dice con uno sguardo molto imbastardito. Caro il nostro mostro, mi sa che questa volta ti arrivano. Lo so che probabilmente te l'avranno detto tutti i tuoi cari, ma non è colpa tua, Jackson. Beh, lo so che non è colpa mia. Per chi l'hai preso? Per un T-Rex qualunque? E tu invece come ti sei trovata qui? Potrebbe non essere tragica come la tua storia, ma anche la mia è complicata come la tua. Ero una dottoressa. Stavo praticando per esserlo. Quando tutto è iniziato. Ero una semplice praticante sotto al mastro chirurgo dottor Vincent Anderson. Dio, rispettavo quell'uomo. Non c'era un problema che non potesse risolvere, grande o piccolo che sia. Era fatto per aggiustare tutto quello che poteva. Ah, ragazzi, guardatelo, è Don Matteo. Giuseppe Conte. Giuseppe. Fortunatamente mi sentivo nello stesso modo. L'avrei seguito in capo al mondo, da qualunque parte. Abbiamo iniziato a viaggiare negli ospedali e nelle zone più povere, facendo volontariato per intere settimane. Ero perennemente stanca. Non potevo nemmeno prendermi una pausa. Sarei andata a studiare per un altro studio, ma lui era così di ispirazione per me. Ma chi? Don Matteo? Che succede? Indubbiamente c'erano pazienti per cui non potevamo fare nulla. La morte, in fondo, arriva per tutti. Con il tempo, però, imparai a convivere con la morte, come fanno molti dottori. Ma Vincent la prendeva molto male ogni volta, dicendo che si sentiva di aver fallito personalmente. Una notte, finite le pratiche, tirò fuori una bottiglia di gin dalla sua scrivania, dicendomi che sarei potuta rimanere lì per un drink, se io avessi voluto. E ovviamente rimasi. Ma la sbottiglia! Sì, ma noi vogliamo sapere del Siren Head, ragazzi. Più la notte andava avanti, più lui era nervoso. Disse che ogni paziente che moriva sotto le sue cure era una vita che aveva sprecato. Provai a consolarlo dicendogli che non era colpa sua quello che facevano con le loro vite. Dopo mi guardò intensamente e disse: forse è come dici tu, ma c'è qualcosa che posso fare con la loro morte. Ma questo è pazzo! Ma questo vuole subito gli schiaffoni! Mi disse di seguirlo. Zan 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 zan. Morirò a fare queste cose, sappiatelo. Spinse un armadio a muro dietro al quale rivelò una porta di metallo che non avevo mai visto prima. Intanto Milo Cotogno si sta facendo gli hotsack suoi. Era una cella frigorifera di cui non ero a conoscenza. Maronne, mo dentro ci trovano Domenico Bini, io lo so. La aprì e mi fece entrare.
FBI, open up! Mi ricordo per lo più lo shock e l'odore. C'erano quattro corpi distesi su dei lettini di metallo, coperti con un sottile lenzuolo bianco. Il panico iniziò a montare e ogni muscolo era pronto a fuggire, ma una certa curiosità mi trattenne. Ecco, pure Charlotte è fuori di testa, ma... Non volete finire? Andò verso il primo corpo e mi guardò prima di alzare il lenzuolo. C'era un uomo caucasico, nemmeno sui 40, rannicchiato ed estremamente pallido. Derake. Il suo teschio era stato aperto e ricucito e c'erano dei punti fissi nello scalpo. Sto trimone di un dottore pazzo a lezzo sudicio su Calloni Bellin. C'era uno spreaker nella sua bocca che allungava le labbra in modo totalmente anormale. Ma in che senso? Il secondo corpo che ha scoperto Vincent era una donna medio orientale, non più vecchia dei 30. Sicuramente era bellissima, prima di essere stata conciata in quel modo. Il terzo corpo era sottilissimo, qualcuno che aveva sofferto di anoressia. Ma non capisco se mi stai guardando, c'ho le luci che fanno un effetto strano. Sta facendo esperimenti, è lui che ha creato il Siren Head. I capranzi per te le sbottigliate. A questo punto mi girava la testa e mi divenne difficile respirare. Vincent non fece nemmeno una piega. Esitò un po' però nel vedere l'ultimo corpo. Non potrei dire cosa fosse prima. L'intera testa era stata rimossa. Al posto del collo c'era un tubo piazzato a metà delle spalle. Montata sopra di esso c'era uno spreaker a forma di cono, più un megafono o una sirena che uno spreaker in realtà. Il corpo era completamente emaciato, la pelle era tiratissima, come se fosse mummificato. Ehi, ti fermo qui, dice Jackson. Bravo Jackson, digliene quattro. È stata lei a creare quella bestia. Il tuo discorso mi fa capire che il tuo amico abbia creato questo mostro. È questo quello che intendi? Ti prego, ascoltami, non andare fuori di cabeza. Dopo avermi fatto vedere tutto, mi spiegò il progetto e mi disse che aveva bisogno di aiuto. Entrambi stavamo facendo ciò che potevamo, ma non era sufficienza. Tramite questa vita perduta, disse Vincent, potevamo creare qualcosa di utile, dei corpi che ci potessero aiutare. Sì, ma la prossima volta fate dei servi robotici meno gribi, che il Siren Head non è che ispiri molta fiducia, tra i pazienti, voglio dire. Questo sarebbe stato il suo più alto traguardo e mi chiese di aiutarlo. Mi disse di essere vicino a concludere il progetto e che questo avrebbe funzionato, ma l'operazione sarebbe stata delicata e lunga. Aveva bisogno di me. Quindi ti sei innamorata di questo ragazzo e fai qualsiasi cosa lui ti chieda? Era complicato. Come era complicato? Non dire parolacce, eh? Non dire parolacce! Sapevo che era innaturale. Non riuscivo nemmeno a dormire la notte. E allora perché non hai chiamato la polizia? Poi si procurò un corpo giusto un paio di giorni dopo. E quando mi chiamò per farmi avanti, io non potei rifiutare. Sai, ero ubriaca alla festa e non mi sono reso... Ma come hai procurato un corpo? Cristo, ma non ti sei mai chiesta da dove li tirasse fuori? Il corpo era di un suo collega e con il numero di persone che aveva aiutato aveva un sacco di favori in sospeso. E perché gli speaker... E le sirene? I muscoli per parlare sono più difficili da controllare rispetto a quelli delle braccia e delle gambe. Queste cose non dovevano parlare molto, ma se dovevano interagire con i pazienti, avevano bisogno di dire qualcosa. Quindi gli speaker erano più semplici da far funzionare rispetto alla bocca. Sì, ma ciò non toglie che i pazienti, vedendo un mostro del genere, scappano a gambe levate in Cina! Che si dice speaker e non speaker? Regia! Ma vada in Mozambico anche lei insieme alla ragazza di questo video, per favore, va. Lo fecimo una volta sola, su di lui. Mi chiese di farmi da parte, ma il resto dell'operazione andò bene. Preparare il corpo richiese 20 ore. Rimozione della testa, attacco delle sirene, cavi di collegamento intorno, creazione di muscoli. Zampe da T-Rex di Akuma X-Rex. Urlo di Germano Mosconi. Faccia di Ready Pixel. Maronna, se non la smettono di creare un trimone robotico, chiamo il 1618. Perché avete fatto l'andare? Sembrava più un'installazione che un'operazione vera e propria. Ha addirittura riempito il corpo di steroidi. Quindi avevo ragione. L'hai creato tu. Di sicuro l'abbiamo fatto insieme ed ero in conflitto con me stessa. Ma quando l'essere tornò in vita, più inquietante che mai, ho capito che poteva fare cose buone. Portare a minor sofferenza per l'umanità. Manco fosse Gesù Cristo il Siren Head. Ero fiera in qualche modo. E anche un po' miope se non ti accorgi che fa schifo davvero quel coso. All'inizio sembrava andare molto bene. Gli davo dei semplici comandi ed esso ascoltava. Io abbaiavo.
Lo abbiamo tenuto in ufficio dandogli dei semplici compiti sotto supervisione. Dopo credo che Vincent ritornò a lavorarci su senza di me. Iniziò a crescere. Come iniziò a crescere? Ma cosa hanno fatto? Hanno creato un Marco Togni Alien Version. Non era veramente vivo, ma cresceva. Almeno all'inizio. Poi divenne molto più violento e difficile da controllare. Godo, godo se ti sbottiglia. Un giorno ruppe il muro dell'ufficio e scappò. Lo abbiamo seguito fino a questa zona boschiva. Non era difficile, aveva creato una scia di distruzione ovunque andasse. Non era più come prima, era solo diventato più alto con il tempo. E comunque complimenti, no? Complimenti davvero! Continuate a creare dei mostri satanici. 1000 schiaffi per voi, in regalo. Oggi, scontati. Lo trovammo girovagare in cerchio e facendo fuoriuscire cose no sense dalla sirena. Vincent ed io provammo a parlargli, ma non ci capiva più. O non gli interessava capirci. Alla fine Vincent disse che era un caso perso e volle provare con un sesto corpo. Ma non ha imparato la lezione, ma adesso io ti mando. Lino Baffi ti mando. Ma a quel punto ero orripilata da quello che era diventata la creatura. Gli dissi che ero fuori e da quel giorno impiegai tutto il mio tempo cercando Siren Head per riparare al mio errore. E certo, per riparare al tuo errore vai incontro alla morte. Non ci potevi pensare prima? Ah, hai messo la tuta, la mascherino? Dolly, mantenete la distanza. Milo intanto continua a farsi gli affaracci suoi finché il Siren Head non va a trovarlo. E cosa succederà mai? No, Milo, cosa stai facendo? Vattene via! Ma guarda che cane trimonico. Cioè, davvero, ragazzi, ma in questa storia sono quasi tutti deficienti, eh? Quasi, però il Siren Head non se lo mangia il cane. Lo porta a spasso con lui. Hai idea di quale dolore hai portato alle persone? Ho perso la mia intera famiglia per via di questa cosa. Credi che io non ci abbia mai pensato? Risponde la tipa. Ho trascorso l'intera vita cercando di rimediare a ciò che ho fatto. Come hai potuto creare qualcosa su cui non avevi il controllo? Ma l'avevamo! Non so cosa abbia fatto Vincent dopo la prima operazione. Quello ci ha fatto perdere il controllo. Ma attenzione, cosa succede? Ma... una frana delle rocce che cadono dentro la caverna, dentro la bocca del Siren Head. Ma che cosa sta succedendo? La tipa è rimasta schiacciata, ovviamente. Per favore, aiutami, dice la Shura. Non credo proprio. Hai ucciso mia madre. Tupi continued. Cosa? Quindi Jackson è uno stronzo. Vincent, il dottore pazzo del pazzo web, ha creato il re di Pixoled. E Milo si sta facendo gli affaracci suoi. Ottimo, e voi che facete? Scrivetemi ciao, nei commenti se volete la terza parte, quando uscirà, di questo cartone animato. A 76.000 like faccio un video dove costruisco un Siren Head che al posto delle trombe, indovinate un po', ha la testa di Don Matteo. Lo faccio, non me ne pento. Non me ne pento, porco schifo. È uno sballo.